Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti. Abbiamo iniziato il cammino quaresimale, un bellissimo tempo che già viviamo nella luce della Pasqua, come un'occasione della pazienza di Dio che ci concede del tempo per ritornare a Lui con tutto il cuore, nella consapevolezza che più ci convertiamo al Signore, più ritorniamo a Lui, più davvero cominciamo a seguire il cammino della nostra gioia, della nostra felicità. Per questo è un cammino di gioia, quello della penitenza. Chiediamo di poter iniziare con tutto il cuore, in modo rinnovato, unico, come se non avessimo mai vissuto nessun'altra quaresima, nessun'altra Pasqua. Signore Gesù, sei stato provato come noi in ogni cosa, ma senza commettere peccato. Chi ti puoi venire in aiuto a chi si trova nella prova. Signore Gesù, reso perfetto mediante la sofferenza, tu sei il capo che ci guida alla salvezza. E ci conduca alla vita eterna. Amen. Prego. O Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
libro della Genesi. Io, Dio, disse a Noè e ai tuoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza, e io pongo tra me e voi, e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future, pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza, che è tra me e voi, e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. Parola di Dio. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurli a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo,
ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Parola di Dio. E gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Parola del Signore. Tentazione e deserto sono le due parole con cui comincia sempre il tempo quaresimale della Chiesa. Ma quest'anno comincia con il racconto molto scarno, sobrio, dell'Evangelista Marco, che non indulge a molti particolari a differenza di altri evangelisti, e che proprio nella sua sobrietà va gustato come un vino eccellente che si sorseggia, non si tracanna. Marco dice che lo Spirito ha sospinto Gesù nel deserto. Il termine originale è molto forte. Si potrebbe anche rendere così: lo ha spinto con violenza nel deserto. Lo ha cacciato via. Lo Spirito di Dio che si è posato su lui, lo Spirito che è Dio, ha spinto Gesù nel deserto. Non ci è andato di sua spontanea volontà. Forse non era neppure ciò che spontaneamente voleva. È lo Spirito che lo spinge lì, perché possa essere lui stesso pienamente ripieno di Spirito nell'esperienza del deserto. Ci si potrebbe già fermare qui. Noi arriviamo a Dio partendo dai nostri desideri, certamente. Ma Dio è sempre più grande dei nostri desideri. Li interrompe anche qualche volta. E in ogni caso Dio ci spinge
a prendere consapevolezza che insieme ai desideri c'è anche altro nella nostra vita. C'è anche qualcosa che non ci spinge verso lui. E allora fare un'esperienza spirituale e anche andare un po' controcorrente. Se assecondiamo sempre soltanto noi stessi, ciò che desideriamo, ciò di cui ci sembra di avere bisogno, ciò che rappresenta la nostra necessità, non è detto che seguiamo le vie dello Spirito. Lo Spirito caccia Gesù nel deserto. E lì, dice Marco, Gesù per 40 giorni viene tentato da Satana. Abbiamo tutti nelle orecchie e anche nella memoria, speriamo pure quella del cuore, il racconto molto più prolisso di Matteo e Luca, che ci dice quali tentazioni Gesù ha subito nel deserto, Satana che ingaggia con lui una lotta che riguarda la ricchezza, che riguarda la gloria, che riguarda il potere. Marco non dice niente, ma in questa essenzialità forse dice qualcosa di preziosissimo. La tentazione non comincia fuori, ma comincia dentro. E nella interiorità che si gioca la partita della lotta che siamo chiamati ad ingaggiare insieme a Gesù e con Gesù, tra aderire e abbandonarci alla parola di Dio, oppure seguire gli idoli della ricchezza, della gloria, del potere, che in qualche modo sintetizzano tutti gli idoli di cui siamo capaci. Ma la lotta comincia dentro di noi. E il tempo della Quaresima sarà un tempo opportuno per la Chiesa, per la nostra comunità cristiana, ma anche per ognuno di noi, se sappiamo riconoscere che appunto il male non è sempre soltanto noi, ma è prima di tutto dentro. E l'unico modo che noi abbiamo per aderire a Dio e per opporci al maligno non è di guardare costantemente fuori, ma di guardare dentro. E questo è un tempo opportuno per ritornare a prendere confidenza con ciò che abita il nostro cuore. Vincendo per certi aspetti la tentazione delle tentazioni, che è pensare che il male sia sempre all'esterno. Mi colpiva in queste settimane sentendo un po' di gente giustamente stufa di quello che stiamo vivendo, perché è vero che è una cosa pesante, non si può viaggiare costantemente con le mascherine e avere costantemente paura degli altri e di se stessi. Mi colpiva però che questa stanchezza qualche volta diventi accusa dei governanti che non fanno mai abbastanza, dei vicini, quelli che decidono, laddove non c'è da accusare niente, ma è la tentazione delle tentazioni, di pensare che ci sia qualcosa sempre e soltanto fuori di noi. Sarebbe un tempo veramente di grazia, quello della Quaresima, se riscoprissimo che invece siamo cacciati dallo Spirito nel deserto, perché ci possiamo guardare dentro e scoprire che è lì che ha provocato il male. E nessuno ne è esente. Abbiamo il desiderio di Dio, ma Dio è sempre più grande del nostro desiderio. E questo desiderio in ogni caso deve fare i conti con la nostra tentazione di gloria, di ricchezza, di potere, ma dentro, nel deserto che è il nostro cuore. La Chiesa ci mette a disposizione tre strumenti. Ogni tanto siamo in cerca di cammini spirituali stravolgenti, ma perché non conosciamo la nostra bella tradizione spirituale? Perché non la pratichiamo più. Non siamo più gente che pratica la fede.
Chiesa ci mette a disposizione tre strumenti che servono esattamente a ingaggiare la lotta perché Dio possa ritornare ad abitare ciò che è suo, la nostra interiorità, il nostro cuore. Ci mette a disposizione il digiuno. Il digiuno del cibo, se possiamo farlo, qualche volta. O se non possiamo farlo, per diversi motivi, il digiuno di ciò che è superfluo. Parole, suoni, mezzi di comunicazione. Perché sperimentiamo il vuoto. E c'è bisogno di sperimentare il vuoto. Per questo il silenzio a volte fa paura. Perché senti il vuoto. Ma quel vuoto è la memoria del fatto che non c'è niente che ti riempia davvero, né la ricchezza, né il potere, né la gloria, ma soltanto quella parola di Dio che viene sussurrata nel deserto, nel silenzio. La Chiesa ci mette a disposizione la preghiera, non per convincere Dio di ciò di cui riteniamo di aver bisogno. E non bisogna sentire i profeti novelli per imparare questo, lo sapevano già nell'antichità. Non preghiamo per convincere Dio. Preghiamo per allargare gli orizzonti della speranza, per collocarci in quella parola che è stata detta nella risurrezione di Gesù e che per adesso riguarda lui e alla fine dei tempi riguarderà tutti noi. E per questo la preghiera dei cristiani è sempre una preghiera per tutti, quando anche si consumi in una stanza isolata. Non siamo mai soli. E infine l'elemosina, per poter riconoscere che non siamo fatti né per la ricchezza, né per il potere, né per la gloria, ma per l'amicizia reciproca, la carità reciproca, in cui scopriamo di avere bisogno degli altri, ma di essere capaci di soddisfare il bisogno che gli altri sentono. L'elemosina non è dare qualcosa a qualcuno, ma è incontrare qualcuno nella sua carità. E anche in questo ci sarebbe molto da pensare. Che cosa sono le nostre elemosine? Il modo di purificare in qualche modo le nostre cattive coscienze o il modo di metterci davanti al volto dell'altro e riscoprire che io sono davvero buono se sono insieme a te. Che questo tempo di Quaresima sia davvero un tempo di grazia. Prego un solo Dio, Padre,
Fratelli e sorelle, bisognosi dell'aiuto del Signore, intercediamo unanime con fede e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la Chiesa pellegrina verso il Regno, perché vinca ogni tentazione e ogni seduzione mondana. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Preghiamo per quelli che annunciano la parola, perché sappiano comunicare la buona notizia del Vangelo. Preghiamo. Preghiamo per quelli che sono sul cammino della conversione, perché trovino comunità cristiane capaci di accoglierli. Preghiamo. Preghiamo per noi, che iniziamo il cammino quaresimale, perché viviamo questo tempo come occasione di ritorno a te, Signore. Preghiamo. Preghiamo per le nostre sorelle e i nostri fratelli defunti, per Marchetto Maria Teresa nella diciesima, Barone Teresa e Raimondino Lucia nell'anniversario, Soleil Carlo, Contangelo Laura, Pontarolo Luciano, Scopel Ettore, Tomasella Rosana, Rosano Giovanni, Borfiga Dario, i coniugi Cerino Maria e Silvio, Guerra Emilio e famiglia, Schiaretti Diego e famiglia. Preghiamo. Ascolta, Signore, questa nostra preghiera, tu che sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita e te. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Si rinnovi, Signore, la nostra vita e con il tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli consacrò l'istituzione del tempo penitenziale con il digiuno di 40 giorni e vincendo le insidie dell'antico tentatore ci insegnò a dominare le seduzioni del peccato. Perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale, possiamo giungere alla Pasqua eterna. E noi, uniti agli angeli e ai santi, senza fine, cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore.
santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Padre, ricordati della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi perfetta la tua Chiesa nell'amore, in unione con il nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Anche di tutti noi ricordati e abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Parole che Gesù ci ha consegnato, possiamo pregare, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Signore, liberaci dal male, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi a te nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti. E con il tuo Spirito. Thank you.
peccati del mondo. Corpo di Cristo. Amen. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio, e per i bisogni della Santa Chiesa. Thank you.
Preghiamo. Il pane del cielo che ci hai dato, Padre, alimenti in noi la fede, accresca la speranza, rafforzi la carità e ci insegni ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordo che sabato e domenica prossima si raccoglieranno i generi alimentari che possono servire per le persone che ne hanno bisogno, in modo molto concreto di esprimere quella elemosina di cui parlavamo prima. E ricordo anche che fuori è possibile prendere i biglietti della lotteria pasquale come di consueto, e sappiamo che questo serve a sovvenzionare le attività di cura che c'è, di oratorio, attività particolarmente importanti in un tempo come quello attuale, per i più piccoli, i ragazzi e i più giovani. Il Signore sia con tutti voi. Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen. Buona domenica e buona settimana.